Salve, un cordiale saluto da Luigi Bracciaroli, benvenuti nel nostro appuntamento di 7x4, il magazine multimediale delle Marche, il nostro progetto di comunicazione. Come al solito alla radio, in televisione e sul web con www.newsmarche.it. E come al solito ormai da molte settimane siamo in giro nei luoghi più interessanti dove si possa in qualche modo avere anche il polso di un momento molto particolare, la ragione per cui abbiamo voluto andare sul territorio, per toccare il polso della realtà e per sentire un po' tutti i vettori che fanno parte di una società che in qualche modo molti cercano di definire, ma essendo anche un po' atomizzata, ha degli ambiti in cui si trovano risposte differenti da altri ambiti, settori che danno risposte e settori che ne danno degli altri. Oggi siamo in un incontro veramente molto interessante dedicato ai giovani, organizzato dall'Università Politecnica delle Marche, e siamo appunto ospiti di Your Future Festival. E salutiamo ovviamente chi ci ospita, grazie per essere qua. Grazie molte, grazie a voi. Allora, questo vuole essere un modo per cercare di innanzitutto unire le problematiche dei giovani che sono ormai i protagonisti negativi di una situazione veramente molto pesante e di dargli qualche speranza. L'università si dà da fare per mettere in contatto l'azienda con i giovani. C'è voglia di fare impresa? La prima domanda che mi viene da fare è questa, perché con tutti i bombardamenti mediatici che ci sono tutti i giorni, ma questo perché esiste anche un problema di comunicazione. Io ricordo che molte volte faccio questo mestiere, però mi rendo anche conto che si segue sempre l'uomo che ha morso il cane e allora si rischia poi di dare un quadro di una situazione che non è proprio reale. Messaggi allora, sbagliati. O perlomeno si segue. La situazione, se ritorniamo al tema delle imprese, per quanto ci riguarda, visto che siamo molto presenti nel territorio delle imprese, è piuttosto dicotomica. Quindi ci troviamo di fronte a una categoria di imprese che oggi stanno realizzando buoni risultati, anche buoni utili. Ne abbiamo festeggiata una sabato nelle Marche, nella provincia di Macerata, che presentava degli indicatori di bilancio, ROI, ROS, redditività del capitale investito, raramente riscontrabili, in questo momento con degli indicatori anche di liquidità particolarmente buoni, per nulla indebitata col mondo bancario, quindi con conti correnti fortemente attivi. Questa è una situazione sicuramente anomala, ma che ci fa comprendere che se delle imprese adottano strategie di internazionalizzazione, hanno investito bene sul capitale umano e sulle competenze, non sono particolarmente indebitate, perché oggi il tema del sistema, del rapporto col sistema creditizio è un tema rilevante, possono ottenere anche in questo momento buoni risultati. Al tempo stesso ci troviamo di fronte a un'altra tipologia di imprese, spesso di dimensioni minori, che però non si trovano nella situazione a cui facevamo riferimento prima, che stanno particolarmente soffrendo. Proprio ieri, all'interno di questo festival del quale parleremo, abbiamo affrontato il tema dell'internazionalizzazione digitale. Ci siamo trovati di fronte a dei casi di piccolissime imprese, ne posso citare una, c'era il gruppo Indesit che si paragonava con una piccola azienda che fa 3 milioni nel settore calzaturiero, il cui 25% di fatturato è realizzato tramite l'e-commerce, o un'altra azienda che realizza lo stesso, una quota piuttosto consistente, in questo caso il fatturato era di 8 milioni, nei mercati esteri grazie alle nuove tecnologie e al digitale. Allora perché questo festival? Proprio per far comprendere che le prospettive ci sono, le opportunità ci sono, e Your Future Festival sta proprio in questa direzione, cioè il festival ci richiama alla festa, quindi ci richiama a una situazione, diciamo, di gioia, di ottimismo. Il futuro ovviamente è legato alla festa, e Your è orientato ed è rivolto ai nostri studenti, ai nostri laureati. All'interno di questa settimana ci sono stati, e ci sono oggi una dimostrazione, tantissimi eventi orientati a tutte le diverse categorie dei nostri laureati studenti. Si è aperto il primo giorno questo festival con i dottori di ricerca e con l'incontro con le imprese che le hanno finanziate. Noi dal 2005 abbiamo finanziato oltre 900 borse di dottorato di ricerca, di cui oltre 350 cofinanziate dalle aziende o dalle istituzioni, quindi numeri molto forti di interazione col territorio. E poi ieri il work in progress, l'incontro con le imprese dei laureati, oggi le start-up, e si continua. La fermo un attimo, io vorrei cercare di capire, perché abbiamo anche un servizio che parte tra poco che parla proprio di Your Future Festival. Ma questo cos'è? È il centro di una tempesta perfetta? Cioè da una parte è mancata anche cultura d'impresa, dall'altra una congiuntura internazionale che si sono combinate insieme? Perché da quello che lei mi dice, alcuni sembrerebbe che invece hanno trovato il modo di risolvere il problema. Assolutamente sì, ma vede, nel momento in cui se ragioniamo
sempre per l'esperienza e i rapporti che abbiamo con le imprese, noi siamo molto presenti con le imprese, e ci troviamo di fronte a imprese che avevano una domanda crescente. Il problema era soddisfare una domanda. Faccio riferimento alle imprese del settore dell'edilizia. Nei vari interventi che facciamo ci diceva anche la grossa struttura. Per me l'importante era costruire e anche non vendere subito, perché se vendevo dopo un anno avrei venduto con maggiori profitti. Oggi, se non si ragiona dove costruire, per chi costruire, con quali caratteristiche e a chi rivolgersi, probabilmente i rischi sono nettamente superiori. Quindi il mercato si è evoluto praticamente, sotto il profilo marketing? Assolutamente sì, è una necessità, cioè queste nuove imprese devono spesso ragionare in termini di marketing, cosa che non facevano in precedenza, concentrandosi solo sul prodotto, sulla produzione. Una delle problematiche che abbiamo nelle start-up è che spesso nascono da competenze tecnologiche, tecniche, di innovazione, di produzione, mentre sono un po' carenti dal punto di vista commerciale. Questo è un tema sul quale bisogna riflettere. Certo. Allora, abbiamo detto che abbiamo preparato un servizio su Your Future Festival e lo seguiamo. Persona, innovazione e contaminazione sono i tre concetti che animano Your Future Festival, evento organizzato dall'Università Politecnica delle Marche con il contributo del Comune di Ancona. Un festival che ha l'obiettivo di valorizzare e coinvolgere il territorio nel quale l'Ateneo opera, che oltre ad Ancona, Fermo e San Benedetto comprende l'intera regione Marche. Dal 12 al 17 maggio in varie località della regione si sono svolti convegni, incontri, manifestazioni, concerti, con un programma declinato ogni giorno su un tema, dai progetti dei dottorandi all'innovazione socio-economica, dal Career Day alle start-up. Un concetto che si pone alla base di questa prima edizione del festival è la contaminazione, intesa come interazione tra studenti, università, imprese e città. Gli altri due, come già detto, sono la persona e l'innovazione. Ma come collante ideale di tutto questo c'è sicuramente il futuro, la parola chiave di questo festival. Il futuro, come sempre dico e continuo a ripetere, sarà migliore del passato. Perché? Perché è migliore del passato? Perché il futuro va costruito, il futuro è tutto da realizzare, il futuro è tutto da immaginare, quindi il futuro sarà sicuramente migliore del presente. Quale futuro noi avremo? Un futuro sicuramente di crescita. Perché? Perché il mondo sta crescendo in maniera anche significativa, e quindi noi dobbiamo intercettare questo momento positivo di crescita cambiando, riformando i nostri sistemi organizzativi e produttivi. Se riusciamo a fare questo, sicuramente avremo un futuro splendido, pieno di sole. Bene, allora abbiamo visto come è stato organizzato Your Future Festival, che comunque è importante perché bisogna sempre dare spazio anche a quella parte di bottiglia che è il 50%, io dico sempre, no? Bottiglia è mezza vuota o mezza piena? È mezza vuota o mezza piena, professore? Torniamo a quello che dicevamo sul tema della dicotomia. Ci sono imprese che stanno vivendo in questo momento ottimi risultati, ribadisco questo. Ma la cosa che ci tengo è un problema di cultura anche, cioè c'è stata una trasformazione sociale ed economica. Guardi, che ha visto una generazione che poi si è scontrata contro un mondo che si è innovato completamente, oppure no? Però l'impresa, quella che abbiamo celebrato sabato, nasceva nel settore più maturo possibile, che è il calzaturiero. L'imprenditore, ha 20 anni questa impresa, è un imprenditore tipicamente inserito nel contesto territoriale. Quindi credo che sia proprio un problema di approccio. Anche più che settori maturi, io dico ci sono imprese mature. Perché il tema del settore maturo sembrerebbe che tutte le imprese di quei settori debbano morire. Ricordo sul settore calzaturiero che già 30 anni fa, 25 anni fa, qualche guru veniva nelle Marche dicendo il settore calzaturiero sta morendo, è finito, non avrete più settore calzaturiero. Probabilmente si sono sbagliati. Direi. Allora il problema è come l'impresa affronta i mercati, con quali strumenti, con quale prospettive. Se sei fortemente internazionalizzato, hai competenze buone, sei organizzato, c'è una patrimonializzazione forte, non hai investito in barche, in yacht o in ville, ma hai investito nell'impresa, il caso di quell'azienda è un continuo reinvestimento degli utili nel patrimonio aziendale, che oggi pesa un 60% del capitale investito, quindi fortemente patrimonializzata. Certo. E ovviamente sei in un mercato dove... Però noi sappiamo che questa è più l'eccezione che la regola in Italia.
Cioè, molte volte si è fatto impresa famiglia e quello che dice lei era un fatto normale e comune. Questo si può riscontrare, però io mi trovo di fronte anche a tante piccole imprese che ottengono risultati eccezionali, facevamo il caso dell'utilizzo dell'e-commerce o del web, in maniera anche sorprendente per quello che ci si può aspettare e in settori sorprendenti. C'è una grande dinamicità, il problema è sfruttarla sta dinamicità. Certamente se uno rimane nel mercato italiano, lavora solo sul mercato che ha consumi domestici che stanno sempre più diminuendo, si concentra in un contesto di estremo pericolosità e rischio, è evidente che la situazione non è certamente facile. Bene, allora parliamo a questo punto del capoluogo di regione. Abbiamo il prossimo servizio, andiamo a vedere, perché c'è stata una questione legata, diciamo, alle infrastrutture che ha creato qualche problema, soprattutto al comune, è nata una grande discussione. Andiamo a vedere. Nella settimana che ci lasciamo alle spalle, la stampa è tornata a parlare di Uscita Ovest, l'opera da quasi 500 milioni di euro che dovrebbe collegare il porto di Ancona con la grande viabilità attraverso gallerie e raccordi stradali. Si è detto molto sulla firma della convenzione e sulle imprese che faranno i lavori, sull'impatto ambientale, ma questa volta se ne parla per un episodio singolare capitato ad un consigliere comunale. Prima di tutto questo però ripercorriamo brevemente le tappe recenti di questa vicenda. Fatto sta che alla fine la firma della convenzione è arrivata il 18 dicembre scorso. Ora tecnicamente cosa c'è? La convenzione firmata tra la società Passante Dorico e il MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve passare al vaglio, è sottoscritta dal Ministro, passare al vaglio del MEF, deve essere registrata alla Corte dei Conti e quindi è un atto pienamente efficace. Da qui in poi progettazione definitiva, progetto esecutivo e poi appalto dei lavori. Nella politica dorica, in quella regionale, con il passare del tempo aumenta la voglia di chiarezza rispetto alle modalità, i tempi e i costi di questa infrastruttura così importante. Chi deve fornire risposte allo Stato ci mette del tempo ed ecco che la vicenda arriva in Parlamento grazie all'interrogazione della deputata marchigiana del Movimento 5 Stelle, Donatella Agostinelli. Arriviamo al 6 marzo 2014. Il consigliere comunale Andrea Quattrini riceve dall'Agostinelli il documento della convenzione e lo porta immediatamente al sindaco e ai capigruppo consiliari, pensando di fare cosa gradita alla cittadinanza e all'organo consiliare. Probabilmente è così, ma non è della stessa idea il comune, che scrive una lettera a Quattrini chiedendo di fornire chiarimenti riguardo le modalità di acquisizione della convenzione. Volevo sottolineare innanzitutto l'assoluta illegittimità della richiesta che è stata avanzata al capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Quattrini. Primo perché la richiesta non è pervenuta direttamente dal sindaco, ma è pervenuta da due dirigenti che non sono assolutamente legittimati ad avanzare una richiesta del genere, perché ricordo che la legge non attribuisce loro alcun potere di controllo, ma semmai è vero il contrario, cioè è vero che i membri del Consiglio Comunale hanno un potere di porre in essere atti di sindacato ispettivo nei confronti degli uffici del Comune. Il documento consegnato dal consigliere Quattrini è la convenzione firmata dalla società Passante Dorico e dal responsabile del procedimento, quindi sull'uscita ovest, che è l'architetto Coletta, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Io chiaramente ho fatto presente all'architetto Coletta come mai non avevamo ricevuto noi questa convenzione e l'architetto Coletta mi ha fatto presente che la convenzione, naturalmente, essendo un atto pubblico, ma tra l'altro un atto che non ha perfezionato la sua efficacia perché passa al MEF e deve passare ancora alla Corte dei Conti, non poteva assolutamente uscire, anche perché si trattano di alcune informazioni, alcune delle quali hanno carattere di riservatezza. Non è stata fatta nessuna accesso agli atti, richiesta di accesso agli atti da parte né dei parlamentari né di alcun soggetto pubblico o privato che sia. Per quello che riguarda me, noi abbiamo protocollato una cosa che illegalmente è stata acquisita. Ad acquisire illegalmente il documento, secondo l'architetto Coletta, sarebbe stata la parlamentare a 5 Stelle, che si difende spiegando al comune di non dover dare spiegazioni rispetto al come si è entrata in possesso del testo.
Entrando nel merito della convenzione, a scatenare il dibattito è stata la clausola capestro, ovvero un articolo 9 bis che prevede risarcimenti a favore dell'impresa privata anche per fatti di natura straordinaria e imprevedibili. Il Movimento 5 Stelle definisce quest'opera una piccola TAV marchigiana. E il Comune che cosa ne pensa? Tra i contraenti non c'è il Comune, per cui non posso intervenire su degli elementi del contratto che non competono al Comune. Questa scelta è stata fatta in qualche consiglio comunale precedente, capisco anche molto combattuta, ma è stata fatta. Quindi questa scelta è stata... Il Comune interviene sugli aspetti, e è intervenuto in passato, sugli aspetti di carattere prettamente urbanistico, cioè di fattibilità concreta di realizzazione dell'opera, e su quello vogliamo avere voce in campo anche quando si passerà adesso alla progettazione definitiva. Insomma, in questa vicenda la palla, usando una metafora calcistica, è nel campo del Ministero e le Marche dovranno attendere, speriamo non ancora molto a lungo, segnali incoraggianti. Prosegue il lavoro incessante delle forze impegnate nel ripristino dei luoghi danneggiati dalla drammatica alluvione dello scorso 3 maggio che ha colpito il senigallese. Martedì scorso l'attività di rimozione dei rifiuti dalle zone maggiormente colpite, Borgo Molino, Borgo Bicchia e la zona dell'ex PRG, è praticamente quasi terminata. Tutto è sistemato, tutto è pulito, la scuola ha ripreso, ovviamente rimane il dolore, rimane la ferita, rimane le case completamente svuotate e le aziende in ginocchio, ma in 10 giorni abbiamo realizzato tutto questo. Tornare quanto prima alla normalità, questo è l'obiettivo, normalità anche per le imprese che hanno subito danni ingenti. Abbiamo da subito attivato i nostri colleghi per sostenere le imprese, cercare di rilevare quelle che sono state le entità dei danni e proporre poi anche le azioni commerciali, le azioni di sostegno per queste imprese, facendo anche delle richieste alla Regione e alle varie amministrazioni di attivare poi tutte le procedure per richiedere lo sblocco di eventuali fondi che vadano a sostegno proprio delle nostre imprese. Già da lunedì scorso più di 150 aziende hanno chiamato il nostro punto di ascolto che abbiamo attivato, fornendoci i dati e il censimento dei danni che hanno subito dopo in seguito all'alluvione. Le aziende più colpite sono quelle della Cannella per importi importanti che vanno anche oltre il milione d'euro di danni. Poi altre aziende fortunatamente si sono salvate per alcune attrezzature, quindi hanno avuto danni meno rilevanti che possono andare sui 15-20 mila euro. Secondo il GIO, Associazione Imprenditori Valli Misa e Nevola, l'alluvione della scorsa settimana ha messo in evidenza che sono ancora una volta gli imprenditori ad aver subito il danno economico più grande, in quanto, oltre alle perdite, inciderà sui costi nel lungo periodo. Su Pongelli 10 aziende circa hanno avuto danni gravi. Nella zona di Pianello, per effetto ha tracimato il Misa, in più anche un fosso laterale, sono 20 le aziende interessate. Nella zona di Casine sono esattamente 45 le aziende che hanno, sono totalmente a rischio e delle quali più della metà hanno avuto danni notevoli. E poi c'è l'area Zipa di Ostra con circa 18-20 aziende, le quali ha tracimato il fiume Nevola e hanno avuto dei danni veramente, veramente gravi. Dunque stiamo organizzando una raccolta di dati più precisa e interpelleremo poi le istituzioni, le informeremo, coinvolgeremo anche la Zipa per poter risolvere questo problema, dare delle indicazioni cosa fare. Tante le ditte messe in ginocchio dall'alluvione, la ripresa della cosiddetta normalità sarà lunga e complessa. Ha distrutto tutto quello che era l'esposizione del piano terra, l'esposizione nel piano rialzato, e tutto quello che era magazzino che era pieno per le consegne post Pasqua, e i danni sono ingentissimi. Di materiale abbiamo fatto una conta sommaria, ma oltre 150.000 euro, e vi sono anche 70, 80 se non 100.000 euro di danni anche alla struttura.
E la riapertura definitiva con la sistemazione di tutti i locali non credo che sia prima della fine di agosto. È difficile fare una cosa precisa, però a linea di massima è sul 1,5 milioni di danni, con tutto quello che dei rifacimenti e tutto. E parte col peso sono tutta la carrozzeria sotto e tutte le attrezzature delle gomme, i ricambi e le macchine che c'erano. Mettendocela tutta, che come sto facendo, spero 4 mesi ci vogliono per ripartire. Le Marche si confermano sul podio delle spiagge e dei mari più belli d'Italia. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a spiagge in più di 30 paesi del mondo che hanno superato i criteri richiesti dalla FAE. Le Marche hanno ottenuto 17 bandiere blu. 15° anno consecutivo di bandiera blu e 11° per l'approdo turistico, quindi è una cosa che ci soddisfa molto e ci fa anche molto onore, anche perché purtroppo la vicina Porto Recanati, che non l'ha vista riconfermata, dimostra che non è scontato ricevere automaticamente questo riconoscimento. Numana, e con lei le più belle località balneari delle Marche, ogni anno è meta di turisti da tutto il mondo. Purtroppo a rovinare le vacanze a centinaia di turisti arrivati a Numana ci ha pensato una banda di truffatori, bloccati per fortuna dai carabinieri. Case vacanza a fantasma, vendute via web ai turisti per un giro d'affari illeciti pari ad 1 milione di euro. Soldi strappati a chi voleva trascorrere nelle Marche un po' di relax e che invece ha vissuto un incubo. Ci troviamo di fronte al contratto fra due persone private. Allora, rispetto a questo, il codice del consumo che tutela i consumatori non può intervenire, ma c'è semplicemente il codice civile e ovviamente in casi di questo genere il codice penale. 90 le denunce arrivate ai carabinieri di Numana, di turisti beffati. L'indagine è durata 2 anni, partita nel 2012, e alla fine i militari dell'arma, guidati dal maresciallo Antonio Sardella, sono riusciti ad arrestare 3 persone, considerati registi della truffa. Come ci si difende dai truffatori della vacanza? Sicuramente i miei concittadini non sono dei truffatori, però ci sono piccoli accorgimenti che magari potete utilizzare. Ad esempio, nel momento in cui decidete di scegliere una struttura, provate a inserire il nome della struttura stessa su qualsiasi motore di ricerca per verificare l'esistenza della stessa, o altrimenti inserirlo proprio in quei nuovi motori come TripAdvisor o Booking.com, i quali permettono ai clienti che hanno già soggiornato presso le strutture di lasciare delle recensioni e quindi in questo modo verificare sia la vera esistenza della struttura che la qualità dei servizi offerti dalla stessa. Acquistare su siti certi, garantiti, certificati, HTTPS con la S finale, sono tutti elementi che ci permettono di stare con una certa tranquillità. Andare un po' così alla cieca è rischioso, perché troviamo poi, arriviamo in vacanza e la casa non c'è. Ed è anche molto più difficile la tutela. Non solo insidie, il web riserva anche tante opportunità, una su tutte, quella di richiamare turisti stranieri, perché le Marche sono molto apprezzate dagli italiani, ma ancora poco conosciute dai turisti stranieri, e su questo si sta investendo molto. Bene, allora ritorniamo in studio, siamo sempre a Your Future Festival, abbiamo già parlato insomma comunque della necessità di essere positivi e di dare chance a questi giovani. Ma con i piedi per terra, positivi con i piedi per terra. Ecco, in tutto questo però mi chiedo un elemento che dovrebbe essere importante, cioè lo Stato, cosa fa per tutto questo? Perché prima ha parlato di banche e ha parlato di Stato, sembrerebbero i due grandi assenti di questo discorso. Parlando di sistema creditizio, il vero problema è che le liquidità che le aziende hanno avuto dalle banche centrali non sono state riutilizzate per le imprese, questo è il vero punto. E in particolare nel nostro territorio sono stati fatti degli affidamenti a grandi gruppi
senza determinate garanzie, mentre la piccola impresa non ha avuto affidamenti. E secondo me è un fatto molto grave che la piccola impresa che ha ordini in casa non abbia avuto le risorse per produrre quegli ordini. Ma se mi permette, anche lì è stata una questione di uomini, di mentalità, di cultura, perché uno dice, bene, io credo nel mattone, ha sempre tirato il mattone nelle Marche, perché mi devo porre dei grandi problemi. Poi bisognerà vedere se c'è stato del dolo, certo. Però sotto l'aspetto, diciamo, del background culturale era quello che ha portato a fare scelte del tipo. Ribadisco, se ho una piccola impresa che ha ordini dentro casa e non riesce ad avere le risorse, questo ci permette di fare un ragionamento molto sinteticamente su un tema che è quello dei fattori intangibili, cioè la valutazione del merito di credito è stata fatta su fattori tangibili e non intangibili. Il dato che abbiamo in bilancio, il costo del personale, non esprime la qualità del personale. Il fatturato che c'è in bilancio non esprime la qualità del fatturato. Per far sobbalzare il ragioniere dalla sedia, io dico che 80 di fatturato possono valere 40 o 120, dipende da come sono stati realizzati. È qui il punto, cioè io mi chiedo, coloro che dovrebbero essere comunque quelle agenzie di promozione, le banche sono questo, no? In fondo, hanno gli strumenti per comprendere ad esempio i nuovi linguaggi? Cioè io vado lì e parlo di un'azienda web, lei giustamente mi dice ancora siamo sottosviluppati sotto questo aspetto, ma dall'altra parte quando io andrò a chiedere qualcosa, sono giovane di 30 anni, riusciranno a capire cosa sto per fare? Ha colto uno dei temi più importanti, che è l'allontanamento del sistema creditizio dal livello locale, cioè la centralizzazione del sistema bancario è cosa ha determinato? Che determinate problematiche vengono gestite a livello centrale, anche se vissute localmente. Il direttore della banca locale di una volta conosceva personalmente l'imprenditore e sapeva valutare quei fattori intangibili, la fiducia, la sicurezza, in maniera molto precisa. L'allontanamento e l'utilizzo di schemi prefissati, che vengono imposti peraltro da Basilea e di altri sistemi, che cosa ha determinato? L'allontanamento dalle problematiche reali. Certo. E questo è un problema sicuramente molto consistente, cioè un sistema creditizio francamente poco vicino al sistema delle piccole e medie imprese. E il futuro? Competenze che vanno recuperate anche nelle imprese, però, perché le imprese devono essere in grado di presentare bilanci in maniera diversa, di spiegare i loro dati, di avere una strategia formalizzata e dall'altra parte competenze anche nel sistema creditizio nel valutare. Si parla di depressione da parte anche di molti giovani che abbandonano, non si propongono nemmeno più. Se dovessi dare un consiglio, cosa direbbe? Ci sono due temi fondamentali che come università ci interessano molto. La passione, questo è compito anche nostro, cioè di riuscire a innescare la passione. Se io sono in un'aula e non riesco a far partire una passione su un tema, su una disciplina, ho fallito come docente. Per cui di passione bisogna vivere, bisogna coltivare le proprie passioni. Poi però al tempo stesso c'è il cervello, c'è la razionalità, e cioè pensare su quello dove si può effettivamente andare rispetto a una situazione di mercato. Io credo che anche in questo momento le opportunità ci sono. Noi abbiamo un progetto che si chiama Campus World, inviamo circa 150 laureati l'anno in tutto il mondo nel fare esperienze da 3 a 6 mesi, il 37% di questi lavora all'estero, il rimanente ritorna ma si inserisce in un circuito della conoscenza internazionale e coltiva i propri sogni. Le faccio l'ultimissima domanda, una domanda più cattiva. Lei è un medico, ha davanti a sé un paziente che si chiama Italia, cosa gli direbbe? Dobbiamo far ripartire i consumi domestici. Se fosse quindi è un malato, cosa gli direbbe? Hai bisogno di una cura forte? Fortissima. Fortissima. È necessario avere uno shock. Sarebbe da parlare molto sullo shock, sulle applicazioni della fisica all'economia e su come uno shock può determinare un cambiamento. Bene. Di shock ne vediamo pochi. Ecco. No, la penso come professore, quindi mi fa piacere. Chiudiamo qua il nostro appuntamento da Your Future Festival. Io vi ringrazio, vi saluto, vi aspetto naturalmente sempre su questo schermo la prossima settimana. Grazie.